Just move your body. Listen to the music. Sing oh, hey, oh. Just move those left feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it. Sing oh, hey, feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Feel better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Andiamo a telefonare a Teresina, giù. Vediamo un po' se c'è. Pronto? Oh, ciao bella! Sì, sì, sono io. Ma dov'è? Non rispondevi mai. Dove? A letto. A quest'ora. Vieni a trombare col tuo marito. Ah. Dai, anche l'altro giorno sei andata a letto presto. Scusa, ma quante volte? Oh, insomma, a chi tutto e a chi niente. Cosa? Io? Niente, ma proprio niente. E se ti dico niente? Ma sì, che ci ho provato. Sì, sì, ho fatto tutto come mi hai detto te. Come non ci credi? Allora aspetta che ti racconto. Allora, mi sono tutta sistemata per benino. Ho fatto un bagno con un bagno schiuma meraviglioso. Oh, mi sono messa un profumo buono, oh ma buono sai, alla violetta e gelsomino, afrodisiaco. Poi sono andata in camera da letto e ho indossato un negligé leopardato, tutto rifinito di pizzi rossi. Insieme a un paio di calze a rete nere, autoreggenti. Oh, e mi son guardata e mi son detta, madonnina, me son bellina. E certo, tra me e le veline della TV. Sì, sì, ho capito, Teresina. Mi mancherà 10 centimetri d'altezza, ma poi è uguale, no? Ho cercato un paio di mutande di Gigi e le ho tirate sulla bajou, sai? Sì, per creare un po' di luce più romantica. Sì, sì, lo so che sono ancora piacente, però senti, è sempre meglio tappare qualche magagnuccia, no? E poi mi sono stesa sul letto ad aspettare il mio Gigi. Ma... e mi vergognavo un po'. E allora ho chiuso gli occhi e dopo un po', sai, e l'ho sentita arrivare. E appena mi ha visto ha esclamato, Maria Santissima! Cosa avresti pensato, Teresina? Brava, lo stesso mi sono detta io, vai, ho fatto colpo! È venuta a letto, ma non mi tocca. Spenge la luce. Dico, vedi, poverino! E si vergogna anche lui, Ma dopo un po' sento il suo respiro diventare affannoso. Così gli dico, Gigi, amore, ci facciamo delle coccole stasera, vero? Gigi, sono tutta eccitata, sai? Sono eccitata come 20 anni fa. Gigi,
Anche te sento che sei tutto eccitato. Lo sento dal tuo respiro. Gigi! Gigi! Oh Gigi! Ma Gigi niente! E allora dopo un po' Teresina ho acceso la luce. Altro che respiro affannoso. Stava russando come un porco. Mi è venuto un nervoso, guarda! Io che ho comprato tutta quella roba e ho speso tutti quei soldi agli introvabili di Aeronova! Più le spese di spedizione, più 5 euro per un profumo costosissimo, tutto per lui. E lui che fa? Dorme. Anzi, russa. Guarda, lo sai cosa ho pensato? Io potrei morire qui, in questo letto, che lui non se ne accorgerebbe nemmeno. E poi io, anche se se ne accorge, dove mi metto? Lo sai, Teresina, non abbiamo nemmeno una tomba di famiglia. Niente. Guarda, non riuscivo più a prendere sonno. E per non farmi venire brutti pensieri, mi sono detta, io ho bisogno di uno svago. Ecco, così indovina dove sono andata stamani mattina? Sono andata alle pompe funebri. Sì, quelle vicine al cimitero. Oh Teresina, lo sai quanto costa un abitino di legno di pino per un viaggio di sola andata? Più di un salotto! Aspetta, è un monolocale interrato di 2 metri cubi in subaffitto con i vermi? Oh, ti tocca fare un mutuo! Guarda, allora io gli dico, scusi, posso pagare quando ne prenderò possesso? Mi ha detto di no. Avete qualcosa di più economico? Certo, mi fa, signora. Abbiamo il loculo. Oh, Teresina. Oh, cos'è sto loculo? Oh. Poi a me mi piace mia, sai, sta parola. Perché se sbagliamo a mettere l'accento, cosa viene fuori? Lo cu? No, no, guarda, Teresina, viene fuori lo culo. Ecco cosa viene fuori. Oh. E poi, guarda. Pensa a tutti quei buchi sui muri. Oh no no, per carità. Lo sai, mi sembrerebbe d'essere in un condominio anche da morta. Condominio. Lo sai cosa ho pensato? I morti potrebbero fare le assemblee condominiali la notte. Senta a me, i fiori che gli hanno messo mi hanno sporcato la fotografia. Mi capiste? Ah, guardi, a me hanno appoggiato la scaletta e hanno lasciato tutti i segni. Ah, bella, di a tuo nipote di togliere quei brutti fiori di plastica. Rovinano l'estetica. No, no, guarda, per carità. E poi, oh, a pensarci bene, a me i vermi. E mi fanno anche schifo. Allora mi fa, sa, signora, potrebbe farsi cremare. Oh, Teresina. Oh, cos'è questo cremare? Oh, ma mi vorranno mia far diventare un barattolino di Nutella, eh? No, no, guarda, sono sempre più confusa. Allora, sai, gli ho detto, ci penserò. E mentre esco dal cimitero, guarda, più confusa e depressa che mai. Cosa non ti vedo? Ah, un bel funerale! Lo sai, c'è fiori dappertutto. Ho pensato, sicuramente è una donna. C'è fiori bianchi, rossi, gialli e certi garofani belli. Oh, ma belli, sai. Sicché mi sono avvicinata e ho preso dei germogli. Come per cosa, Teresina? Per piantarli in terrazza, no? Lo sai, questo funerale è pieno di bella gente. Pensa che in fondo cantano, davanti piangono. Oh, e come piangono bene, da gran signori. Io stamattina, quando sono uscita, mi sono sistemata tutta per benino, sai. Mi ero messa il completino nero con la gonnellina stretta e perfino le scarpe a punta. Così ho pensato di andare in prima fila, sai, davanti ai parenti stretti. Mi sono detta, se qualcuno mi vede, così faccio un figurone, no? Quando arriviamo alla meta,
abbraccio forte forte la signora vicino a me. Io ho pensato che fosse la sorella della defunta e gli ho detto: congratulazioni, sa signora, lei è proprio elegante. E questa tutta seria mi fa: scusi, e lei chi è? Io, sempre per fare bella figura, io sa, ero un'amica intima. Mi è arrivata una borsettata sui denti che mi fa ancora male. E arrabbiata nera mi ha detto: ho sempre sospettato che mio marito avesse un amante, ma pensavo fosse più giovane di me, non un vecchio cesso come lei. Hai capito, Teresina? Vecchio cesso a me. Vecchio cesso a me. Gli ho mollato uno schiaffo, gli ho fatto fare tre giri. E poi sono andata via dignitosamente. Sì, lo so, Teresina, avevo sbagliato. Oh, però, che bella giornata e che svago! Ciao, Teresina! Buonasera. Non importa che voi possediate macchine veloci o aerei con cui spostarvi rapidamente da una parte all'altra del mondo, oppure più semplicemente che voi siate un nero che ha appena scoperto che Trump ha vinto le elezioni, la morte correrà sempre e comunque più veloce di voi e vi ucciderà col sarcasmo, oppure vi sorprenderà irrompendo nelle vostre vite in modo del tutto casuale e imprevedibile. Un po' come l'amore. Se sarà clemente, vi condurrà alla vecchiaia. Oppure, come nel caso di questa coppia, ad una separazione consensuale. Prego, cara. Grazie. Oh, via, ci siamo, si parte? Sì, partiamo, vai. Vom, 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 vom. Senti, caro, so che siamo sposati da 20 anni, ma volevo dirti... desidero il divorzio. Naturalmente mi prendo la casa, e voglio anche la custodia dei figli. Rallenta! Voglio l'auto. Rallenta! E poi, naturalmente, voglio anche tutti i conti bancari, le carte di credito. No, no, cara, io ho tutto quello di cui ho bisogno. Ma hai capito che prendo tutto io? Non ti lascio niente, rallenta! Come fai a dire che hai tutto quello di cui hai bisogno? Semplice, cara, io ho l'unico airbag! Insomma, la morte esiste come degno finale per celebrare la vita in tutte le sue sfumature tossiche e ci regala magici momenti che altrimenti non saremmo in grado di comprendere, come la pena delle nipoti raccolte al capezzale della facoltosa zia,
ormai vecchia, malata e stanca. L'assistono amorevolmente fino al suo ultimo respiro, riunite da un unico desiderio: che si faccia la volontà di Dio. Vi prego, in nome della grande santità, e Giuda prese a fare al mascolino con lo specchio e con la dignità. Poi venne Dio che tutto dà e tutto toglie, chiamò taxi e ci mise sulla moglie, e Giuda andò a morire nella notte, per il vino, per le donne, per le botte, per le cose, per la giacca Maddalena, che viveva e malati allo stacello, in mezzo al comune di ubriaconi, che credevano e morrevano su nel cielo. E fu amore e fu rivoluzione. Ma per il testamento si sa qualcosa? Come no? Siamo andati dal notaio, ma ha detto che finché la zia è in vita il testamento non si può aprire. No? Questo sì. Il fatto è che se la zia ha fatto qualche sciocchezza, noi ragazze lo dobbiamo sapere prima che il buon Dio se la tiri a sé. Oh, ma Chiara, e ci abbiamo pensato, Sì, sì. Antonia ieri pomeriggio è andata allo studio del notaio. Sì? Però, però ragazze, la preoccupazione continua. Ma sai, e si era vestita tutta. Oddio, vestita, tanto vestita non mi sembrava, di la verità. Effettivamente, E poi insomma, ora è già l'ora. Guarda, e sono già le 10 di mattina. Allora, e da ieri sera dimmi se, secondo te cosa avrà fatto? Ho capito. Allora non mi preoccupo più, La zia! La zia! Hai visto, zia, che sono arrivata, hai visto, zia? Guarda, povera zia, ma come sta? Ciao, ragazze! Antonia! Antonia! Ciao! Come è andata? È stata dura, ma alla fine si è arresa. Antonia, ti sei sacrificata per una giusta causa. Cosa non si fa per... 25 milioni! 25! 25 milioni! 25 milioni di euro! No, sei sicura? Sicura? Sicurissima! Mi ha fatto vedere le carte, ha fatto 4 conti, euro più euro meno, 25 milioni tondi! Però calma bimbe, questo è quello che la zia possiede, ma il testamento poi è... L'ha aperto questa notte. Oh, l'ha aperto stanotte. Non so se mi spiego. Ti spieghi. A parte qualche piccolo lascito,
sono le eredi universali, siamo noi! Mamma mia, che pena mi fa! È stanca di vivere, si vede! Si sarebbe meglio che il buon Dio se la tirasse a sé! Sarebbe meglio! Sarebbe meglio! Sarebbe proprio meglio! Proprio mettendo sì, tutta per raggiungere la pace eterna. Si sforza. Forza, zia. Dai, siamo tutte con te. Oddio mio, misericordia. Andate. Una zanzara. Zia, però sei feo, sì, e ti distrai. Ben presto l'uomo, scoprendo che la morte non si può contrastare per sempre, ha inventato modi per celebrare la sua venuta, come i cimiteri, le lapidi, le bare e le visite di condoglianze con vedova inconsolabile e cadavere del marito. Amici e parenti affranti. L'atmosfera è quella del dolore per forza perché, come spesso accade, non tutti conoscevano intimamente lo scomparso. Conosceva appena, il povero Paolo, eppure mi è dispiaciuto tanto. Grazie. Ma mi dica un po', signora Teresa, ha capito di morire? Mo. Povero Paolo, se mi dovessero dire non è morto, ma è cieco, per me sarebbe meglio. Eh sì. Fra cieco e morto, preferisco cieco. E tu, fra cieco e morto, cosa preferisci? Io?
morto! E tu? Cieco. Che discorso, io preferisco né morto né cieco. Ho la mia nipotina. Telegramma. Grazie, cara. Telegramma. Il telegramma. Povera. Parlante! Grazie, l'ho già vista. Suocero, eh? Tenetelo d'occhio che non commetta qualcosa di irreparabile. A me fa paura con quel suo aspetto come ne bisbito. È il suo aspetto abituale. Scusate, mi assento un attimo, c'è mio padre di là che mi chiama. Vengo subito. Povera donna, rimasta sola. Ma no! Ah, il fratello! I genitori! Avete visto quel signore che era lì? È suo padre! Ah, sì, lo so, ma genitori, fratelli, non sono il marito! D'accordo, d'accordo! Scusate, mi trattengo un attimo di là con la mia mamma, perché dobbiamo scrivere agli zii, dobbiamo telegrafare per farli venire qui per il funerale, però... Con una certa forma, Certo, non bisogna telegrafare con brutale franchezza alla notizia del decesso, povera gente. Devono affrontare il viaggio, non sarebbe umano esporre allo strazio di farlo con l'angosciosa certezza, evidente, sì, no? Sì. Allora, scusi, lei cosa ci consiglia? Ma come si usa in questi casi, no? Paolo, gravissimo, venite subito. Ah, sì. Ma che idiozia, ma scusate, Ma allora tanto vale scrivere... Paolo, morto, venite subito. Ma è per non allarmarli, scusa. Ma benedetto uomo, ma se si telegrafa gravissimo, è come dire morto, no? Allora telegrafate Paolo grave, è meno allarmante, no? Non mi pare. Capiranno che non vogliamo allarmarli con gravissimo, che Paolo grave è come dire gravissimo, cioè morto. Ma allora telegrafate Paolo non bene, venite subito. Ma le pare possibile? Uno che non sta bene da richiedere l'immediata partenza dei suoi cari vuol dire che è gravissimo. Sì, siamo da capo. C'è da accopparli questi poveretti. È giusto. Allora propongo un'altra cosa. Paolo, non benissimo, venite subito. Va bene, signor Perez, non è quanto non bene o non benissimo o l'indisposizione, quanto il venite subito è l'appello che toglie ogni valore all'eufemismo. Ma... Anzi, quanto maggiore sarà il contrasto fra la prima e la seconda frase, quanto più si allarmeranno. Giusto! È sulla seconda frase che bisogna puntare per evitare allarmi.
Ma scusate, ma se li devo far venire qui per il funerale, non posso dire Paolo non bene, rimanete dove siete, scusate. Ho un'idea, e se invece di Paolo gravissimo telegrafassimo, che so, Giorgio gravissimo, venite subito. Giorgio. Ma scusi, è morto Paolo, mica Giorgio, Ma pa' chi è questo Giorgio? Ma così non si allarmerebbero, no? Ma non si allarmeranno, ma non capirebbero nemmeno, ma chi è questo Giorgio? Ma che ne so, ho fatto per dire un nome qualsiasi, ma non c'è nessun Giorgio che conoscete. Ma come Giorgio? Ma direbbero che siamo impazziti, certo, scusi, ma scusa, ma mi vuoi spiegare cosa significa telegrafare che è morto uno sconosciuto? Ma te lo vuoi mettere in testa, no? Ma la notizia di un ignoto Giorgio non la allarmerebbe né poco né pure. Al massimo direbbero, Giorgio è morto, poverino, pace all'anima sua. Ma poi scusa, con un telegramma così nessuno si alzerebbe né farebbe un movimento per venire qua. Allora facciamo così. Telegrafiamo che loro sono gravissimi, che Paolo parte subito. Ma c'è proprio assurdo, Marco. Guarda, io sarei tentata a morte di avviare le pratiche per la separazione. Sì, allora come si fa? Di, forza. Facciamo così. Paolo, benissimo, non muovetevi. Mi pare la cosa migliore. Se vogliono capire, e capiranno. Capiranno. Venga anch'io, Teresa. Vieni, cara, vieni. Basta. Sembra una tremenda. Io mi son visto sparire nell'arco di un mese tre amici. Tutti presso a poco della mia età. Anche quel povero Piero. Piero? Sì. Ma chi Piero? Piero De Magistris. Ma no! È morto stanotte d'un colpo d'accidente. No, ma non è possibile. Sì, ma glielo garantisco. No, ma se l'ho visto ieri sera stava benissimo. Sì, insomma, benissimo. Una sincope, ma non è possibile, cavolo! Eravamo come fratelli e Piero! Ma non è possibile! Marco, non ti fa trovare da Teresa e piangi per un altro, è un bisogno delicato! Ma non posso trattenermi su, è Piero! Ma dai, sforzati! Eccola, io conosco, Voleva molto bene, vero? E come? Oh, si conoscevano appena, Ma Marco è così. Ha iniziato subito a piangere perché gli è venuto in mente di una volta che l'ha incontrato per caso, poverino. Diglielo. Pelez fa la commedia. Io credo che non lo conoscesse neppure Paolo. Io non capisco perché faccia tutte queste smancerie. Ma lui non piange per Paolo, lui piange per Piero De Magistris, che è morto stanotte. Piero è morto? Morto, sì, una sincope pare. Oh, mio Celeste, sentito, sì. Poveretto. Cara, non piangere, cara, non piangere. Ma com'è successo, Com'è successo? Lui è andato a letto come tutte le sere in perfetta salute. Dopo tre ore era morto. Spaventoso! Ma no, era malato da due mesi. Ma no, adesso si stava parlando di Piero De Magistris che è morto stanotte. Oh, lei è un amico anche del povero Piero? No, io sono fratello di Teresa. Oh, Luigi, sei arrivato! Luigi, ma l'hai visto, Pelez? È commovente, non riesce a trattenersi dalle lacrime, guarda! Scusa, Teresa, lui non sta piangendo per povero Paolo, lui sta piangendo per Piero De Magistris. È morto anche lui. Grazie! E tu, cara, me lo potevi dire, No, ma è stato per un riguardo al tuo dolore. Ma io non lo so, vengono qui a piangere un altro. Ma chi l'ha chiamato? Poteva rimanere anche a casa sua, non era obbligato a venire, No, lui è venuto qui per piangere Piero, poi ha saputo anche dell'altra morte e ora piange per tutti e due. Ma no, per Paolo non ha mai pianto. Forse era più amico di Piero De Magistris che del povero Paolo. Thank you.
Sei stata qui mezz'ora e non hai versato una lacrima, non hai versato. Ma io avevo già pianto per Paolo. Già pianto? Due giorni fa a casa mia. Due giorni fa. Te non sei obbligata, di piangere per me o per mio marito. Tengo soltanto a precisare le cose, ecco. Ma io piangevo per tutte e due. Poi guarda, non piango più. Guarda. Ma sì. Ma te puoi piangere per me, per lui, per chi ti pare. È che soltanto io dico che a due giorni di distanza dalla morte di mio marito, sì, qui sta casa si deve piangere per lui e non per qualcun altro. Ma Teresa, davvero mi fai piangere a dirmi queste cose? Poi io non piango perché poi tu non debba pensare che piango per gli altri. Ma piangi. Ma scusa, Teresa, guarda. Ma anche te, guarda, stai zitta, guarda, smettila anche te, guarda. Piangete per chi vi pare, ma non mescoliamo le lacrime, Mia sorella non ha tutti i torti. Venga qui per la veglia di condoglianze e che fanno? Piangano per un altro. Ma è possibile? È possibile. Il signor Osvaldo ci ha detto che è morto improvvisamente dei magisti. Piero! È morto, sì. Piero! Sì! Anche lei ora! Anche lei! Ma signora, di Paolo si sapeva già. Ma di Piero? La penale notizia ci è giunta come un fulmine nel ciel sereno. Ma sì, ma vada, ma vada. Ma è successo? Quando è successo? Ma Dio, signori, ma c'è qualcuno che piange per povero Paolo? Basta piangere Piero. Povero Piero. Ma non si chiamava Paolo? Ma lui allude un altro. Ma perché piange Piero se è morto Paolo? Perché è morto anche Piero. Ma chi è questo Piero? Non è una storia lunga, vada da Teresa, vada. Ma io non capisco. Grazie, cara. Ti faccio le mie più sentite condoglianze, cara. Ma ho sentito che un altro lutto si è abbattuto a casa tua, Non si è abbattuto un altro lutto a casa mia! È già tanto grande quello che c'ho! E che questi signori, questi con una delicatezza così esemplare, sono venuti, ma sei zitta, smettila anche te, sono venuti qui a piangere un altro, invece che mio marito, un altro, hai capito, un altro. Ma che cosa indegna, E è la prima volta che sento un fatto del genere. Ma scusi signora, non è che siamo venuti a piangere un altro, si tratta di una tremenda coincidenza che accomuna il nostro pianto sia nomi di Paolo che di Piero. Ecco. Ma sì, piangete chi vi pare, piangete. Vedi Teresa, io non sono sospetta perché non piango, ma volevo dirti comunque che malgrado la nuova disgrazia, loro sono rimasti qui comunque e questo ti dovrebbe dimostrare che loro... Ma cosa? Ma vadano, ma vadano pure! No signora, andandocene noi confermeremo quello che lei ha potuto pensare in un momento di nervosismo, più che giustificato d'altronde, invece noi ci stringiamo tutti intorno a lei! Ah, intorno a me! A piangere un altro vi stringete intorno a me! No signora, no! E anche lei la smetta, buffone, di piangere, la smetta! Ma sicuro che io piango per Paolo? Sì. Paolo d'onore! Non posso dimostrarglielo, però la prego di credere. No, io non credo più a nessuno qui dentro, Cara, ti prego di credermi, io piango per Paolo, questo Piero non lo conosco neanche. Beh, ha ragione, cara, guarda, te sei l'unica sincera, l'unica. Comunque, guarda, per non creare equivoci, non piango per nessuno. Grazie. Faccia come te, se vuole piangere, pianga pure. No, sono talmente confusa. Comunque so che se piango per il povero marito della signora, che si chiamava Paolo. Ecco. Sì, Paolo, ma se può piangere anche Piero, faccia pure. No, preferisco non piangere per nessuno, guardi. Signora,
a nome di tutti. Ma la smetta! Ma la smetta lei con queste pietose bugie, ma la smetta, la smetta! Zia, io mi rendo conto del tuo stato d'animo, ma invece dovresti capire questa commovente partecipazione. Ma quale partecipazione, cara? Sono venuti qui a piangere un altro, non come un altro? Un altro! Lascia, lascia che ti spieghi. Oh, sfacciate, chi è quest'altro? La signora Teresa deve capire che non c'è stata nessuna mancanza riguardo al suo dolore. No, È stato solamente quando è arrivato il nostro amico Osvaldo che ci ha portato la dolorosa notizia. Osvaldo? È stato lei? Ah, già lo sapevo, che lei era un bugiardo falso e pettegolo. Ma venire qui a togliere le lacrime a mio marito, no, No, Ma signora, ma che colpa ne ho io, scusi, Come che colpa ha? È venuto qui a far piangere un altro invece che mio marito, come che colpa ne ha? No. Ma no, no, signora Santo Cielo, non mi era mai successo una cosa del genere. Io capisco il suo dolore, il suo risentimento, ma da parte nostra non c'è alcun malanimo nei confronti del povero Paolo, al quale eravamo tutti affezionati. C'è uno storia che ha saputo la notizia di De Magistri. Io me ne stremfisco di De Magistri. Non complicare la situazione. Oh, sappiamo tutti chi era. Guarda, non c'è da fare paragoni fra lui e quella bell'anima del mio povero zio. Giovanna, ora basta. Guarda, mi si tirano per i capelli. Devo vedere che a soli due giorni di distanza dalla morte del mio povero zio, i suoi amici vengono qui e senza pensare al dolore dei familiari si mettono a piangere per un altro, mentre il corpo del mio povero zio è ancora lì, quasi caldo. Lo capisco, ma il corpo di Piero è ancora più caldo. Sì, è vero, è stata una cosa così repentina, stava benissimo, vero? Vero, racconti, racconti, racconti. Ora basta, Ha ragione la signorina Giovanna. Qui si deve piangere Piero, non Paolo. No. Paolo, si deve piangere Paolo. Mi fa nemmeno per sogno. Chi vuol piangere Piero De Magistri, fuori da questa casa. Povero Piero. Il signor Piero De Magistri con la fidanzata. Signora Teresa, le mie condoglianze, cara signora. Che disgrazia. Ho saputo di questo. Ma se ci aveva raccontato lei che gli era preso una sincope. Ma io a me me l'ha detto la fidanzata. Ma aveva scherzato. Ma sono scherzi da cretini questi. A me non mi sembra che avesse l'aria di scherzare. Mi sembra che piangesse anche, credetemi. Non riusciva nemmeno a parlare da dispiacere. Mi pare possibile che scherzasse? Del resto sentiamo subito, Signorina Lola, permette una parola. Prego. Ma lei, scusi, ma cosa mi aveva detto? Che De Magistri era morto? Muà! Sì. Ma lei matto? Lei, proprio lei, mentre io uscivo e lei entrava dal dentista, gli ho domandato, come mai non c'è De Magistri che di solito fa una cura con lei? E lei ha alzato gli occhi al cielo. E gemendo ha detto, adesso Piero non soffre più. Certo, perché lui si era levato le dente. Ma benedetta signorina, ma scusi, ma perché ha alzato l'occhio al cielo? Perché gemeva con un tremendo di soffrire? Certo, perché io mi dovevo levare le dente. No. Ma scusi, ma perché allora sospirando ha detto adesso Piero sta meglio di noi? Certo, perché lui si era levato le dente, muà, ve lo dovevo sempre togliere le dente. Ma com'è possibile, io sento dire ha finito di soffrire, adesso Piero sta meglio di noi. Ho creduto fosse morto. Che granchio, che figura di me. Marco, non ti fa vedere che ridi. Ma insomma, questa casa non si può ridere, non si può piangere. Che contegno ignobile. Hanno saputo che De Magistri è vivo, eccoli lì, tutti felici e ridenti. Io ancora non ho capito bene. Ma quel signore lì piange per Piero o piange per Paolo? Su di lui non c'è dubbio, piange per Paolo, piange per Paolo, è Piero! Piero!
L'amore non muore mai di morte naturale. Muore per cecità, errori, tradimenti. Muore per malattie e ferite, per logorio, stanchezza, opacità. Da una recente statistica è stato dimostrato che il 50% degli italiani ha una relazione extraconiugale. Sai cosa significa questo? Che se non sei tu, è tua moglie. Il tradimento non è un incidente. Cadere dalla bici, quello è un incidente. Non si può inciampare e cadere in una vagina. Vedrai che tra qualche giorno tuo marito tornerà da te pentito e più innamorato di prima. Tu dici? Ma sì, tesoro, non buttare al vento il tuo matrimonio per una cosuccia di così poca importanza. Sì, sì, di poca importanza, di 20 anni, alto 1,80 m. E tutta soda e con due, vabbè, abbiamo capito. Ma te, tesoro, devi pensare al tuo matrimonio. Il matrimonio non è fatto solo di momenti felici, purtroppo, ma anche di momenti tristi. E noi donne, che siamo molto più forti degli uomini, dobbiamo sapere affrontare a testa alta
anche queste situazioni. Pensa a tutti i momenti felici che hai vissuto con tuo marito in tutti questi anni, ai vostri viaggi, alle vostre cenette al lume di candela. Beh, in effetti. Ai vostri momenti di passione. Eh sì, di quelli, guarda, ce ne sono stati abbastanza. Sì. E vuoi buttare tutto al vento per un momento di debolezza? Su, su, mia cara, vedrai che tra qualche tempo non ci penserai neanche più. Il vero segreto per far funzionare un matrimonio, mia cara, è avere pazienza e saper perdonare. Tu dici, Ma sì, cara, il perdono. Se riuscirai a perdonare tuo marito, ti sentirai subito più felice, più leggera. Riuscirai ad accogliere le braccia aperte e iniziare con lui una nuova vita senza rancore. Tu dici che lo devo perdonare? Ma sì, tesoro, perdonalo e non pensarci più, per il bene del vostro matrimonio. E va bene, lo perdono, però questa volta gli costerà caro, Mi sembra il minimo, mia cara. Almeno un attimo in centro con una grandissima terrazza, Mi sembra l'occasione giusta. Non come l'altra volta. Con la segretaria mi sono accontentata della BMW, ma ti ricordi, Sei stata così generosa, tesoro. E la volta prima con la massaggiatrice che mi sono accontentata di un mese alle terme in quel lussuosissimo hotel. Ma ti rendi conto, Tesoro, sei una santa. Ma questa volta lascio che c'entro e non me lo faccio proprio scappare. No. Brava, cara, è proprio l'occasione giusta. Sì. Senti, te sei una santa, sai trovare sempre le parole giuste per aiutarmi. Ma cosa vuoi che sia? Brava. Per così poco? Sì, però te sei fortunata, Tuo marito non ha grilli per la testa come il mio. Sta sempre a casa a farti compagnia, non ti lascia mai sola. È vero, è proprio un amore. Sai, pensa che non va da nessuna parte senza di me. Come ti invidio, mia cara, Condividiamo proprio tutto. Andiamo a fare la spesa insieme, a teatro, all'opera, alle mostre. Bello. Diciamo che l'ho proprio educato bene. L'unico momento in cui non siamo insieme è giovedì sera, quando va a giocare a poker insieme a tuo marito al circolo. Però perché sono io, sai che insisto, gli dico sempre: tesoro, è giusto che tu passi un po' di tempo con i tuoi amici. Vai, vai. Scusa, cara. Tuo marito non gioca con il mio il giovedì sera al circolo. Brutto ipocrita disgraziato! Come ha potuto farmi una cosa triste? Ma no, ma no! Di debolezza, dai, ci saranno stati momenti belli con tuo marito, Ma quali momenti belli? Mio marito è di una noia mortale. Ma qualche attimo di passione l'avete pur passato. Ma stai zitto! Quali attimi di passione? 10 anni che appena viene a letto si gira dall'altra parte e inizia a ronfare come un ghiro. Ma cara, su, non fare così, dai. Perché si tratta di un attimo di debolezza. Ascoltami, per far funzionare un matrimonio, cara, bisogna aver pazienza e saper perdonare. Perdonare? Io quello lo ammazzo! Se mi capita tra le mani lo faccio secco, ma il bravito. Ma no, caro! Lo fai secco! Lo fai secco! Sì! Li faremo secchi! Con calma però! Prima mi vado a comprare un bel vestitino nero, sai, di quelli al lutto, il nero di donna. Lo sai, cara, che hai proprio ragione. Facciamolo con calma. La
perché sa, c'è da sistemare diverse cosine prima di Zac. Giusto, giusto. Sai, accanto all'attico che mi voglio fare regalare ce n'è uno più grande con piscina. Ma davvero? E con una terrazza enorme. Almeno 5 camere da letto? Con 2 saloni e camino. C'ha la faccia di massaggio. Ma poi che lindo. Allora, cara, non perdiamo altro tempo, ne abbiamo già perso abbastanza, vero? A proposito, dicevo, ma che modello di BMW ti sei fatta regalare l'altra volta? No, perché sai, non credo che mi basterà l'attico in centro per affogare il dolore della mia perdita. Ma l'ultimo modello, ovviamente. Però, cara, guarda, se ci sbrighiamo, facciamo un salto alla BMW, alla concessionaria della BMW, e poi facciamo un bel saltino anche all'agenzia immobiliare. Hai proprio ragione! Non perdiamo altro tempo, tesoro! Ne abbiamo già perso abbastanza, sì, vero? Sì, il perdono è l'arma migliore! E che perdono! Ed ecco a voi la ballata del Cerino. In questo fantastico mondo in cui il business è diventato così importante, si ha la possibilità di scegliere tra bare il legno levigato dell'Amazzonia al costo contenuto di 20.000 euro, oppure il legno della panchina là dove due fidanzatini magari hanno anche pomiciato al costo di 1.000 euro. Ma in omaggio avrete la possibilità di scegliere una malattia sessualmente trasmissibile dall'apposito catalogo. Con soldi guadagnati, con straccio e spazzolone, compro salsicce birra a quel vecchio coglione. 24 ore al giorno, sdraiato in quel letto, si alza solamente per andare al gabinetto. Se tento di parlargli, mi chiama cretina. Non lo diverto, dice. E mi manda in cucina. Da quando l'ho sposato, lui me l'ha sempre detto. Ci vuol passare la vita. Dentro a quel soletto. Dice che vuol morire come un principe o un re. Dentro la sua alcova, solo e senza di me. Ma io sono stanca di andare a lavorare. E poi tornare a casa e sentirmi insultare. È
chiama? Lo sporco maiale. Portami la birra, le cicche e il giornale. Aspetto ancora un po'. Aspetto ancora un po'. Che lui si riaddormenti. Tanto ancora presto. Tanto ancora presto. Sono solo le 8:20. Sento un po' ribelle. Mi sento un po' ribelle. Perciò questa mattina. Invece della birra. Porto la benzina. Piano per non svegliarlo. Che lato spargo addosso. Sul corpo sopra il letto. E sulla trapuntina. E quando è impregnato. Ben bene anche il cuscino. Accendo sulla faccia. Piccolo cerino, è soddisfatta ora, mi godo quel falò, anche se devo dire che puzza anche che no, quel porco dall'inferno, o non mi venga a dire che io mi ho tentato di farlo divertire. Sono ben riuscita lì nel suo climaterio a soddisfare quello che era il suo desiderio per tutta la sua vita. Lo aveva sempre detto. Voleva pur morirci. Si mette a quel suo letto per tutta la sua vita, l'aveva sempre detto, voleva pur morirci qui dentro nel suo letto. Tutti noi, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo pensato a come potrebbe essere il nostro funerale, immaginandone gli scenari e cercando di vedere dal vivo le reazioni e comportamenti di amici e parenti. E allora, ecco, sarete accontentati. Sono le 3 di un afosissimo pomeriggio di agosto, quando all'improvviso il corteo si blocca. Thank you.
perché ci siamo fermati? Ma perché ci siamo fermati? Ma dove vai? Non lo so perché. Andiamo, muoversi, cavolo, camminare, non ci si può fermare con questo caldo. Ma lo sapete che questa è l'estate più torrida dal 1910 ad oggi? Qui si muore. Dai, Paride, calmati, su. Che succede, mamma? Non lo so, Milena, ora chiedo al reverendo. Don Dino, che succede? E che ne so, il carro funebre si è fermato all'improvviso. Ma vado a vedere cosa è successo. Ma perché ci siamo fermati? Io avevo un appuntamento. Dai, zitta, tanto si riparte. Oh, ma insomma, ci si muove, eh? Io vorrei sapere di chi è stata l'idea di fare un funerale alle 3 del pomeriggio in pieno agosto. O ci poteva fare di sera, che so, verso le 7. Sì, le 7. Il vecchino alle 5 in punto smette di lavorare e chiude il cimitero. Oh, per una volta poteva fare gli straordinari, si muore. Ettore, te che sei sindaco però dovevi provvedere, eh. Ho tentato, te l'ho detto. E ne aveva pagato anche l'ora in più di lavoro. Non c'è stato niente da fare. Ma cavolo, lo sanno tutti che appena chiude il cimitero corre alla gelateria da sua moglie a dargli una mano, dai. Ci credo, con 3 bambine piccole e uno stipendio solo non si va da nessuna parte. È vero, ma io l'avrei pagato anche di straordinario. E si vede gli rende di più la gelateria. Ma no, con questo caldo poi, guarda, un gelatino me lo farei volentieri anch'io. Maria, stiamo seppellendo mio marito, cioè tuo cognato. Oh, ma che c'entra la gita, scusami, sai, e poi, guarda, che se fosse ancora in vita il povero Ulisse, un bel gelatino se lo gusterebbe anche lui. Allora, reverendo? Ha detto l'autista che il motore si è spento e non parte più. Non sa cosa è successo di preciso, forse si sarà grippato il motore. Oh, Don Dino, ci penso io al motore, sono bravo a meccanica, lo smonto e lo rimonto. Sì. L'importante è che ci sbrighiamo. Ma io ho un appuntamento. Ma dai, ma dove vai? Tu vai là mica a sporcare il vestito buono. Ora ci mancava a te questa, eh. Oh, speriamo che si spiccino perché io c'ho da ritornare in farmacia, eh. Ma non c'è il tuo marito Attilio? Sì, ma io mi fido. Lo sai, no, com'è quello. Metti di prendere una delle sue solite crisi, Chissà cosa è capace di raccontare alla gente. No, io voglio andare via alla svelta. Speriamo. Oh, ma Clarabella, scusa, ma a quest'ora di giorno, ma chi vuole che ci sia in farmacia? Speriamo. Don Dino, che facciamo ora? Aspettiamo, ma con questo campo, guarda, ci sono delle panchine. Io sono stanca, mi voglio sedere. Ma non c'è l'ombra. E poi non sta bene. È vero, non sta bene. Da quando ci si siede a funerali? Da quando ci si siede a funerali? Non mi pare. Ma sentite, voi fate come vi pare, io mi metto a sedere. Oh, ma scottano, Scottano! È brava furba, Bettista! Ma scusami, ha detto qualcosa? Parli con me, Maria? Guarda che io ci sento benissimo, parlo proprio con te. Buon per te, allora. Insomma, siamo a funerale, un po' di rispetto, per favore, che cavolo. E rispondete a quel cellulare, certe suonerie, ragazzi. Ma cosa in bici te, zitta. Ai funerali i cellulari dovrebbero essere spenti, non è vero, Don Dino? Effettivamente è come essere in chiesa. Oh, ma ve l'avevo detto, no? Che avevo lasciato Attilio da solo in farmacia. Oh, ma un po' di privacy no, Pronto? Non sento nulla. Non c'è campo, aspetta che lo cerco, qua! Ettore, dammi una mano! C'è campo! Alzami! Ecco! Metto anche l'antenna. Pronto? Cosa dici? Lauri? Ma benedetto uomo! Ma se sono anni e anni che è sempre lì nel solito posto! Sullo scaffale di sinistra, in alto, accanto alle scatole di Malox. Non c'è! Come quale sinistra? Ma ce n'è una sola di sinistra! Dietro la tua spalla sinistra, in alto!
Cosa significa che sei mancino? No, ora te mi devi spiegare cosa significa il fatto che tu sia mancino! Ma come faccio a non urlare, benedetto uomo, che non capisci nulla? Ha riattaccato! Ettore, aiutami a scendere! Guarda, sono un diavolo per capello! Lo sapevo che non lo dovevo lasciare da solo! Ora quello mi manderà sicuramente in rovina! Ai funerali, cellulari, li proveresti in legge. Lei, sindaco, che ne pensa? Naturalmente, anzi, farò di più. Al prossimo consiglio comunale presenterò un'istanza per vietarli a tutti i funerali. In chiesa, bravo, nel cinema, bene, e soprattutto nei teatri. Vai. Eccoli i politici! Predicano bene, ma razzolano male! Ma cosa intendi? Stai zitta anche te! Guardi che il suono sembra provenire dalla sua tasca, signor sindaco! La mia tasca è impossibile! Eppure viene proprio da lì, caro ho sindaco! Detto che è impossibile! Ettore, sì, e viene dalla tua tasca, rispondi e fa la finita! Oh! Mio, questo vedi chi è? Sì, sì! È bravo il signor sindaco! Predica bene ma razzola male. Oh bellina, l'avevo già detto prima io, Sì, sento mia nulla. Chi è? Ettore, Ettore, qua, prendi, qua. Così però, un attimo, eh? In alto, eh? In alto. Sì. Se metti l'antenna prendi anche me. Sì. Ecco, sì, sì, ora la sento, sì. Il becchino? Ragazzi, è becchino! Il becchino! Cosa, cosa dice? Che sono già le 4? Sì, lo so che sono le 4, però abbiamo avuto un contrattempo col carro funebre, si è guastato. Sì. Ma certo che c'è la benzina. No, no, dice che si è inghippato il motore, non ho capito bene. Sì, dica, che lei mi ci vuole mezz'ora per ricoprire la bara e alle 5 chiude il cimitero, E noi il morto dove si mette, scusi, Abbia pazienza. Come sarebbe a dire che sono affari nostri? Non possono essere affari nostri! E lei il becchino. Come dice? Quali soluzioni? Quali sono? Quali? Ma lei è matto! Ma lei è matto, ci aspetti che arriveremo! E non si provi a chiudere il cimitero. Cosa fa? Telefona sindacati. Faccia come gli pare. Questo prima io non lo so, Allora che ha detto? Ha detto che lui alle 5 chiude, chi c'è c'è. Chiude? E perché chiude? Mi si squaglia il gelato. E se arriviamo dopo le 5? Ci sono 3 soluzioni. Quali? Ha detto che bisogna passare noi a prendere la chiave in gelateria, va bene? E seppellirlo noi. Seppellirlo noi? Sì, basta metterlo dentro, tanto la buca è già fatta. Oh mamma mia, mi sento male. Mamma, mammina, aiutatemi. Fate largo, povera Dargisa, deve essere stato un colpo di sole. Piano piano, sto caldo ci ammazza tutto. È vero. Io vado a vedere a che punto sono. Oh, c'è la mia morte anche lei, No, no, è solo venuta. Forza Dargisa, su, non è niente, su. Dai. Ma cos'è successo? Ho la testa confusa, non mi ricordo più nulla. Ma che ci fate tutti qui, tutti in nero? Ulisse! Ma dove sei, Ulisse? Mamma, come stai? Quanto cielo, Il sindaco! Ma che ci fa il sindaco qui? Ha detto l'autista che hanno chiamato il meccanico perché il guasto è grave. Ah. E prima delle 6 non può venire a riparare il carro funebre. Carro funebre? Che carro funebre? E perché il carro funebre? Per quello per l'alza da morto del povero Ulisse. Ulisse? E mio Ulisse? Oh mamma mia! Non è possibile, è venuta un'altra volta. Ma anche lei, Dondino, scusi, Perché? Che ho detto? Ma lasciatela un po' sulla panchina, la possiamo mia lasciare in quelle condizioni. Brava furba, così la facciamo alla griglia come il culo di Maria. Oh, te pensa tu di sedere, Milena,
te che sei giovane, perché non arrivi giù al bar a prendere una bottiglina d'acqua a mamma, eh? Sì, sì, vado subito. Subito, sindaco, e la terza soluzione quale sarebbe? La terza soluzione ha detto di lasciare la casa fuori dal cancello. E lui domani la con comodo, ci pensa lui a metterla sottoterra. No, non è possibile, no, no. Oh, sentite, io me ne vado, un posto sta a aspettare, c'ho Attilio solo farmacia, chissà cosa mi combina. Ma come? E la farmacista se ne va? Come sarebbe a dire? Perché non me ne posso andare? Niente, vada pure, tanto, dopo tutto quello che ha fatto lei. Cosa avrei fatto io, scusi, Ma a cosa vuole alludere signora Elena? Niente, vada pure, tanto ormai lo sanno tutti. No, cosa sanno, scusi, di me, Ora lei che benino mi dice chiaro e tondo quello che gli passa per la testa. Mia cara bella, fa la finita, Ecco, lasciami perdere, ora lei me lo deve dire. Non alzare la voce con me, farmacista dei miei stivali, Se no te ne do tante, che quando avrò finito le tue bende della farmacia non ti basteranno. Parli! Ah, te lo vuoi sentir dire, Ti vuoi sentir dire che in 2 anni hai succhiato il midollo spinale del mio povero cognato? Sì, e che l'hai ridotta al lumicino con le tue continue richieste di prestazioni sessuali, Insomma, Elena, per favore, siamo un po' di rispetto per il povero Luis e per tua cognata che si sveglia, Zitto tu, Zitto! Oh babbo, a me quel parido mi garba mia, sai? Perché lui lì gira sempre vicino a casa nostra. Ma cosa ti impedi? Io non l'ho mai visto. Oh Maria Vergine! Ah, via, ora non mi sembra il caso, La vedova potrebbe rinvenire da un momento all'altro. E cosa credete? Che mia cognata sia una stupida? Pensate che non lo sappia cosa ha fatto quella donna al suo povero marito, E che suo marito è diventato scemo perché li ha sorpresi insieme nel retrobottega della farmacia, cara? Eh già, e infatti, indovinate un po', appena l'ha saputo diceva a tutte le sue clienti, lo sapete chi è il più becco del paese? Lo sapete? Io! E lo sapete perché? Per il colpo di Ulisse, quello di Troia. È diventato proprio scemo. Attilio non è diventato scemo. No, probabilmente lo è sempre stato. Maria, taci! Altrimenti mi costringi a dire che ti sei spupazzata il povero Ulisse per ben 3 anni prima che si venisse a rifugiare tra le mie braccia. La sorellina di Adalgisa che si faceva al cognato senza alcun ritegno. Cosa credi che non mi abbia raccontato dei vostri incontri? Ma non è vero, guarda, chi te l'ha detto, bugiardo? Ulisse! E come l'ha detto a me, l'ha detto a tutto il paese e anche ai paesi vicini. Ormai, cara mia, e lo sa tutta la regione. Non è vero, ditele che non è vero. Il nostro era amore vero. Ma sentitelo, amore vero. Il fatto è che mio cognato Ulisse faceva gola a tantissime donne perché aveva qualcosa in più degli altri uomini. Davvero? Sì. Ora non mi sembra il caso, Davvero ragazzi, il mio fratello da giovane lo chiamavano il traliccio. Visto? Ha un fratello tutto e ha un fratello niente. E indovinate un po' che è capitato a me? Per favore. E io tentavo la comunione anche senza confessarlo. Oh, insomma, basta. Io me ne vado. Non ho più voglia di stare a sentire queste cattiverie. Cattiverie, cara? Oh, queste sono verità. Altro che cattiverie. Via, Clarabella, cerchiamo di essere ragionevoli. E lei, sindaco, abbia almeno il buon senso di tacere. Consolatore di vedove affrante. Ma come si permette, signor Paride? Mi permette come? Non faccia tanto l'altezzoso come sa. Altrimenti, appena si sveglia mia cognata, ci facciamo raccontare tutto da lei, Guardi che a voi il sole va dato noi a tutti, alla testa. Non c'è niente da raccontare. No? No. E dei vostri incontri nel parcheggio sopra il paese, Vi hanno visto tutti, anche lo spazzino. Ma che c'entra? Che voleva parlare con me?
E quella la dovevate ricevere di notte 3 volte a settimana in macchina, ma non era più comodo in comune, signor sindaco, sì, eh? Ma erano questioni private. Ah, ci credo che erano questioni private, certo. Madonna santissima, ma che paese di depravati e siete? Piano con le parole, don Dino, piano, Piuttosto, dica alla sua Perpetua di andare a comprare le sue pilloline blu in un'altra farmacia, perché sa, in paese, e potrebbe destare qualche sospetto, Le pilloline blu, io so niente. Saranno per la sua pressione. La pressione! La pressione! Sì, per la pressione, ma l'avete sentito? Sì! Mia, ma la vedete tutto solo. Mamma mia! Deve essere stato al caldo. Mamma mia, scusate, Deve essere stato al caldo. Mamma mia. Come c'è, mamma mia? Oh, mamma mia, come stai, mamma? Allora Gisa, bevi un pochino d'acqua, vai, che ti fa bene, sì. Vai. Ma lentamente, Allora il guasto è stato riparato. Parte. Finalmente. Il carro funebre è già moto. Non so cosa sia successo, forse era finito per davvero la benzina. Ti rendi conto? Comunque si parte. Allora Gisa, come stai? Meglio, don Dino, meglio. Mamma mia, ma quanto sono stata svenuta? Il tempo necessario. Tempo necessario? Necessario a cosa? Vieni, sorellina. Andiamo, accompagniamo il povero Ulisse nel suo ultimo viaggio. Povero Ulisse, così buono, così fedele, un uomo di pasta frolla. Vero, di pasta frolla, che in alcune occasioni però sapeva essere duro, ma duro! Oh, ma proprio duro, Tutto casa e chiesa. È veramente un santo. Bello, che meraviglia, di uomini così ce ne vorrebbe almeno uno al mese. No, anche uno alla settimana. Dai, muoviamoci prima che il vecchino chiuda il cimitero. Dai, andiamo, forza. Il carro funebre è già partito. Via, riuniamo questo triste corteo pensando a Ulisse. Pace all'anima sua. Pace. Preghiamo. Santa Maria Bella. Nothing lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that
You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be united. And I know that we can be so amazing, and being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you care. Could do so much more than I get. Faccio dire due parole a lei perché ne siamo molto emozionate. Vi abbiamo fatto ridere, però cioè, è stato difficile farvi ridere. Cioè, ci abbiamo messo tutto perché è normale sia così. Però abbiamo perso una nostra carissima amica. Amica che avete visto, no? Quindi deve andare avanti comunque lo spettacolo, perché lei ha voluto così che andasse avanti. Sapeva di essere malata e quindi ci ha chiesto di continuare comunque, e noi l'abbiamo fatto per lei, e è giustamente così. Just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Just haven't met you yet.